Nel 1965, al culmine di quelli che verranno poi ricordati come i favolosi anni 60, e il Piper inaugurava una stagione che avrebbe segnato un'epoca. Le prime minigonne, le ragazze, osarono indossarle proprio qui, naturalmente di nascosto dai genitori, in matusa per dirla con il gergo del tempo. È qui che i balli lenti furono decretati fuori legge per essere sostituiti dallo shake. Una vera rivoluzione. Uomini e donne non più accoppiati potevano finalmente scatenarsi, liberi, sulla pista. Sulla scia dei Beatles i ragazzi cominciarono ad allungarsi i capelli. Nasceva insomma la generazione Ye-Ye, che bollata come trasgressiva dai ben pensanti dell'epoca, cercava in realtà soltanto di divertirsi. Erano bei tempi. Io non so se i giovani oggi si divertono come abbiamo divertito noi, o siamo divertiti. E ricordo di questa atmosfera incredibile, questo sudare, ero fradicia come se mi avessero immerso in una piscina. Un ricordo tenero, questo sì. Io mi butto sempre, mi diverto sempre, come i vecchi tempi, ormai è passato soltanto qualche mese. Star della serata non poteva che essere Patti Bravo, la ragazza del Piper per antonomasia, che però era presente solo in spirito, cioè nelle foto e nelle copertine dei dischi di allora. I paparazzi di oggi l'hanno attesa invano. Anche questo fa parte del mito.